like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Together, and I remember each and every day. Still want to kiss you, desperately kiss you again.
sognare si può. Buongiorno, ci avete visto fare tutte le boccacce? Vi siamo piaciuti? Come la va, ragazzi? Poesia merenda sta partendo. Abbiamo una musichina nuova, ve lo voglio dire. Voglio ringraziare anche Gianni Ricci, Radio Moncaglieri, tutti gli ascoltatori di Radio Moncaglieri che ci hanno seguito stamattina. Voglio ringraziare appunto Gianni perché mi ha ospitata e che ci seguiranno domani mattina con Poesia Merenda in replica. Quindi un salutone grandissimo a tutti quanti. Come la va, Carmela Cossa? Bene, bene. Tutto buongiorno posto? A tutti, ciao a tutti, grazie di questa nuova puntata. Ma grazie a te, parlami forte forte vicino al microfono, che così ci sentono tutti. Ma sono molto contenta io, devo dire la verità, perché vabbè, sono contenta perché so piacere di condividere le informazioni. Ed perché, è una bella cosa. Sì, e poi perché abbiamo tante sorprese da fare e ogni tanto ne riceviamo qualcuna pure noi. Eh sì. È vero o no? E questa volta sì. E c'è una delle sorprese che abbiamo ricevuto, qual è? Che volevamo fare tante sorprese, ma il Corriere ce n'ha fatta una a noi, grandissima. Non ha ritirato i libri che noi aspettavamo. Ebbene sì. Per fare a tutti una sorpresa. Esatto, se non che... Ma non possiamo, dobbiamo rimandarla perché sì, la sorpresa l'abbiamo avuta noi. Ebbene sì, esatto. E quindi ve la faremo prossimamente, non diciamo più niente. Quando la faremo, però la sorpresa sarà bellissima. Quale sarà? Vuoi dire quale sarà la sorpresa o no? E diciamola. E diciamola. Diciamola. Che quando presenteremo il libro, sì, che sarà sabato prossimo a questo punto, sì, perché se no parto i libri vado a prenderli io. E cosa succederà? Quando inizierà la trasmissione, le prime 5 persone che faranno un commento, yes, poi ci manderanno l'indirizzo in privato, riceveranno una copia del romanzo Amore Amaro. Ta-da! Con la dedica. Wow, ragazzi, allora. E come diceva il buon Corrado, e non finisce qui. E non finisce qui, cos'altro succede? Mi piacerebbe fare, ma se tu sei d'accordo lo faremo. Sì, cosa? Che dopo i 5 commenti, sì, se no non lasciamo possibilità a nessun altro, sì, farei che daremo un orario entro il quale in serata, sì, i 5 commenti, a parte quei 5 che hanno già vinto, sì, una, sì, copia, sì, che, sì, riceveranno più like, riceveranno un'altra copia in omaggio. Hola, quindi stiamo scatenando una guerra di like. Mi pare una bella cosa, così per, sì, per divertirci, sì, non, sì, perché, sì. No, certo, no, è una bella, è una bella cosa, anche un bel regalo da, sì, parte tua. Credo che sia un bel regalo. Mi sembra una cosa veramente carina. Adesso, sì, a parte mi piace sorridere un po', scherzare, sì, ma mi sembra proprio una bella, bella cosa. E quindi, ecco. Sabato prossimo ci sarà. Continuate a seguirci perché le sorprese arriveranno. O a noi, o a voi, a qualcuno le sorprese arrivano. È vero o no? No, ma piuttosto vado io a prendere i libri. Sì, diciamo, ormai niente più sorprese. Boh. Senti un po', cosa vogliamo raccontare a questi nostri ascoltatori? Siamo molto contenti, no? Sì. Di questa cosa, cioè, al di là del fatto che sono per strada e che arriveranno, però è una bella soddisfazione finalmente avere averli. Ma un'altra grossa soddisfazione che ho avuto in questi giorni è il trailer che tu gentilmente hai fatto e, grazie, mi hai regalato. Grazie, grazie, grazie. Sta avendo tanti riscontri perché sta andando bene. Ha superato le 300 visualizzazioni e quindi credo che piaccia, altrimenti nessuno lo guarderebbe. No, devo dire, e mi quindi fa molto piacere, grazie, grazie, sono, grazie, molto lusingata. Ero un po', come forse ti avevo accennato, emozionata. Noi speriamo che piaccia a Carmelo, insomma, che piaccia ai suoi lettori. Ma a me è piaciuto subito, te l'avevo detto.
E quindi sono contenta. Però non mi sono sbagliato, perché è piaciuto anche a tante altre persone, credo che a tante altre piacerà, perché credo che ora che uscirà il libro, che sarà pubblicato anche magari sul sito dell'editore, su Amazon, ok, credo che questo tuo trailer darà delle soddisfazioni. Bene, sono contenta. Tra l'altro voglio ringraziare tantissimo, ma proprio tanto tanto, Christian. Sì. Christian Stefanoni, che ci ha dato la è sua colui, musica. Esatto, che ha messo, ha donato la sua musica, che è una musica meravigliosa. Compreso come... il titolo, che è molto bello. Esatto, e che tra l'altro è la stessa musica che avevamo usato per Non aver paura. Di Non aver paura, ed è veramente da brividi. Ma io ho voluto richiedere a Christian di poterla riutilizzare, perché è una musica che mi è rimasta dentro, è una musica, la trovo molto bella. Poi il titolo Acqua Viva è bellissimo, è bellissimo. No, esatto, no. Guarda, mentre tu ne parli mi vengono i brividi. Sì, sì. Se non avete ascoltato, non vi è capitato di ascoltare, ma non ci credo, dei pezzi di Christian, andate ad ascoltarli, perché è una musica che, non lo so, è viva. Questo pezzo mi piace in maniera particolare, ma ce ne sono davvero tanti, sì, sì, che arrivano proprio e ti fanno battere il cuore. Bravo il nostro Christian Stefanoni. Ma quanta bella gente. Allora, ciao Francesco Murlo, ciao Sergio. Lui, Sergio ci ascolta da Maiorca. Come stai? Come va? Pierangelo di Gorga, buon pomeriggio, grazie. Grazie a tutti, io andrò a ringraziarli dopo. Assolutamente sì, ancora un salutone, un abbraccio a Maria Emilia Cossa. Ciao Emilia. Che ci augura un buon pomeriggio e ci dice ciao. Grazie. Io vi chiedo scusa, ovviamente come sapete non vi vedo tutti, quindi... C'è qualche possibilità in più se mettete un commento che riesca ad acchiapparvi. Nel caso, ovviamente, sentitevi salutati, perché appunto non riusciamo. Io andrò a salutarli stasera. No. Grazie comunque infinitamente per essere con noi a condividere il nostro sabato di energia positiva e di poesia, insomma. Lina Di Lorenzo, ma ciao carissimi, buon pomeriggio a te. Grazie. E allora, todo bien, gracias, ci risponde Sergio che va tutto bene a Maiorca. Bene. Senti un po', cominciamo a leggere qualche verso di poesia. Va bene. Che cosa hai scelto, con cosa vuoi cominciare oggi? Ci dici? Tre poesie prodotte in queste notti, quindi non saranno molto allegre, ma sono sempre poesie. Quindi. Certo che sì, ma poi d'altra parte, l'abbiamo detto tante volte, la poesia, i versi sono poi emozioni, e le emozioni vanno su e giù. Una volta uno è contento, una volta uno è romantico, una volta è arrabbiato. Guarda, come l'hai intitolata questa? Come l'hai intitolata? Emozione. Ciapalì. Allora adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Leggiamo Emozione? Leggiamo Emozione, visto che l'hai nominata. È stata nominata. L'emozione è stata nominata. Ciao Gianni Ricci, che ci manda il suo saluto, che vedo che ci guarda. Ciao. L'ho visto. E poi voglio salutare anche Angelo Finiguerra, che l'ho visto passare al volo, e quindi lo ringrazio e lo saluto. Anche lui un altro scrittore molto molto bravo, e non solo, è anche un po' lui un cabartista, fa tante cose, tante passioni, e quindi è un artista a 360 gradi, e è anche un poeta, tra l'altro. Allora, e quindi, ecco, avremo modo di ascoltarlo prima o poi. Prima o poi, sì, l'abbiamo sentito parlare del suo romanzo Il Sangue di Dio, e lo aspetteremo per sentirlo parlare, magari per declamare qualche poesia, perché no? E tra l'altro voglio fare un saluto anche grandissimo a Filippo Toscano, che è passato ieri qua in studio a trovarmi, e non vedo l'ora che venga poi a presentare
perché ha dei progetti anche lui molto molto belli. Bene, insomma, bene. Intorno a questo, a te, insomma, alla poesia, eccetera, si è cominciato a muovere, perché poi in realtà tu sei stato il caposaldo, no? Sì. Abbiamo fatto questo esperimento. In tempi e pare non che sospetti, abbia funzionato. Esatto. E quindi... di questo nostro appuntamento con la poesia. E devo dire che è andata benone. Sta andando bene. Bene, sta dando risultati molto belli, anche emozionanti. Sì. E comunque hai un po' contagiato anche gli altri, no? Col piacere di condividere. La parola contagiato in questo periodo suona male. Sì, ma però... essere contagiati dalla poesia credo che sia bello, no? È una bella cosa, è una bella cosa. Quindi ti lascio la parola e ti lascio leggere lentamente, facci, diciamo... così, questo dono... Lentamente devo tirare il freno. Sì? Ci provo. Queste tue parole, in modo che noi possiamo assaporarle. Prego. Ci provo. Emozione. Ho fame di emozioni e mi contento anche di briciole, ma solo se sincere. Sai dirmi dove sono? No, tu non dici. E allora dico io. Guarda, sono là. Nella vita che, pensando a te, io amo. Ti adoro, come la natura e i monti. Carezzo il vento, il calore e il sole. E aspetto la luna per regalarti la stella che guiderà i miei passi. Raggiungere l'immenso e amarlo insieme. Ti aspetto là, o forse qua. E se vuoi ti abbraccio, ti bacio, ti carezzo. Poi l'emozione ci scioglie e si vola. Ma è solo un sogno che mi sveglia, poi ti penso, ti sogno e scrivo ancora. Lo so che tu non sai che per me sei tu la vita, ma se non vuoi, se te ne vai, se ritorni al mare seguendo la risacca, io uso l'arma del perdono, un'arma che colpisce senza farmi male. Io mi perdono tutto, sai, e un giorno perdonerò anche te che mi hai fatto tanto male. E da oggi, con la promessa di cambiare, proverò a ricominciare e guardando il sole, le stelle e la natura, ricomincerò a sognare e presto, sognando l'amore, ricomincerò a volare. Wow! Beh, è vero che è emozionante, è vero che non è allegra, però è una poesia di speranza, sono versi sicuramente di speranza, no? Io difficilmente chiudo... Le chiuse delle mie poesie sono tutte volte, quasi tutte volte alla speranza, al bello, a qualcosa di bello, a qualcosa di rinascita, se devo dirla tutta. No? Ma infatti c'è da dire che poi è questo quello che conta, no? Proprio stamattina, non vorrei essere monotona, ma ne parlavamo con Gianni Ricci, l'importanza di rialzarsi, sì. Perché può succedere, cioè nella vita non è che possiamo avere, lo abbiamo detto anche tante volte con te, non possiamo essere sempre al top, le emozioni in quanto tali possono essere emozioni positive, emozioni di gioia, di amore, corrisposto, comunque di momenti proprio alti, allegri, insomma, e momenti un po' meno, diciamo, un po' meno gioiosi, no? Ma anche di dolore. Ci sono quei periodi che ci sta, che si è più allegri, ci sono quei periodi che si è un po' meno allegri, sono quei periodi proprio tristi, se vogliamo. Esatto, ma la forza poi sta nel non mollare, e quindi sì, è vero, sono inciampata, sono caduta, però mi rialzo, è sta tutta lì la forza e anche la ragione della vita, sì, no? Sì. Di dire vabbè, ci provo, vivendo, mi può anche capitare di inciampare, no? Io e quindi... sono caduto tante volte. E chi non ma lo è? Esatto. Ho imparato a rialzarmi. È quello. E finché ce la farò a rialzarmi, c'è speranza. Assolutamente non finisce sì, mai. Non finisce mai. Bravissimo. Maria Emilia Costa dice bellissima, emozionante. Grazie. Bravo Carmelo. Grazie, grazie, grazie. Bravo, bravo, bravo. Grazie veramente per queste emozioni che ci porti sempre in trasmissione.
E quindi a questo punto io avrei piacere di tirare fuori ancora dal cilindro, Un altro visto. pensiero. Sì. Ne ho. Lo so che tu sei molto produttivo, soprattutto la notte, come tanti dei nostri poeti, no? Provo a leggere questa, che Prego. l'ho intitolata Finalmente vita. Dimmi come bruciare i miei incubi e lo farò. Ma ti prego, dimmelo. Stanotte ho buttato il corpo che mi strozzava e respiro, ma l'incubo ritorna come una condanna e a volte uccide. Io e te, vita mia, abbiamo solo due scelte: nuotare insieme abbracciati alla passione e vivere l'immenso, o affogare da soli nel mare dell'esistenza e morire d'amore. Non ho mai detto amo da morire, ma ho sempre amato per vivere. Un giorno l'amore mi toccò l'anima. Prima di sfiorarmi, e da allora ho vissuto per donare amore. Ma nelle notti insonni, dov'è l'amore? Ho un ricordo, e il ricordo della sua voce mi spoglia. Il sapore del suo odore mi annulla. Il calore del suo sguardo mi brucia. La linfa di un bacio che sogno mi nutre. Gli occhi guardano il sole e sfiorano l'anima. E il mio cuore si cerca, si parla, si ascolta, sorride. Si abbraccia da solo e come me sogna che presto vivrà ancora l'amore. Bellissima, 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 davvero, bella da brividi. E tra l'altro hai detto una frase che è già tornata in alcuni tuoi versi, che io trovo bellissima e che ti accomuna, e Quale? quindi approfitto per salutare un amico cantante che ha scritto questa frase in una delle sue canzoni, ed è il fatto di non dire ti amo da morire, ma ti amo da vivere. Ti amo per vivere, perché... Esatto. E diciamo, ed è un concetto molto bello, no? In realtà anche ti amo da morire è detto come qualcosa di grande, no? Ma il concetto è diverso Sì, effettivamente. invece. Perché si dice ti amo da morire? Bisogna dire ti amo da vivere, ti Ti amo amo per per vivere, vivere, altro sì, che. infatti. E quindi. Vabbè, questa è una frase che non so se posso dirla, ma ormai ci siamo e lo dico, no? Nel romanzo ricorre Spesso, e no, infatti io l'ho detto, l'ho scritto almeno qualche volta. esatto, l'ho scritto anche in altri luoghi. Nella serie non volevo Non dirlo, ma è volevo dirlo, scappato. sì, no, non volevo dirlo, non l'ho detto, però l'hai detto tu, insomma, come è giusto che sia, insomma, l'autore può allargarsi, Vabbè. io mi devo tenere un po' di No, ceci in bocca. fai pure, fai No, pure. io ho trovato questo concetto bellissimo, sia quando appunto Max lo Sì, scrisse sì, sì. in questa canzone, perché effettivamente è molto bello il concetto detto al contrario Sì. rispetto al nostro modo Sì, di dirlo, no? Cioè di usanza tu lo senti dire in quel modo, ti amo da morire, e diciamo che è invece ti. molto più corrente dire ti amo da morire, Esatto, però io e ho trovato questa. trovo che non abbia lo stesso significato. Ma sì, se andiamo a guardare le parole, sicuramente il significato è diverso. Sì, ma vogliono dire entrambi la stessa Anche cosa. se sì, concettualmente vogliamo dire la stessa cosa, però secondo me è molto più bello detto Sì, così, in effetti, ti amo da vivere, sì, sì. ti amo per vivere, cioè è Ah, proprio. no, chiaro. Rende più l'idea, anche se, come dico, nel nostro nel quotidiano ormai siamo abituati a dirlo così. Guarda, ormai l'ho detto, no? Nel romanzo c'è un dialogo che a un certo punto Lia chiede a Davide: Ma tu mi ami da morire? No, risponde Davide. Come no? No, io ti amo per vivere, no? E quindi più o meno il concetto è Esatto, questo. sì. Infatti per quello che ero partita, Sì. frenata dolce, retromarcia veloce. Vabbè,
Niente, grazie, perché grazie veramente è molto bello come concetto. Voglio salutare la nostra dottoressa Stefania Rubatti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che ci dice? Le emozioni sono una finestra sul nostro inconscio, sono tutte positive, ognuna a suo modo. Devo dire che a forza di fare le trasmissioni con la nostra dottoressa, qualche cosa ho imparato, no? Sto sì, facendo sì. Mio qualche concetto che lei, diciamo, condivide con noi nei nostri appuntamenti del mercoledì. Io vi ascolto sempre volentieri perché dite delle belle cose, quindi... Grazie, grazie. Solo che mercoledì mi hanno sgridato e non ho potuto... Vabbè, ci hai ascoltato dopo? Sì, cioè, ci hai ascoltato in differita, sì, va bene, sì, lo stesso, sei stato sicuro, gentilissimo. Sicuro. Tra l'altro voglio anche ringraziare tutte le persone che ci hanno ascoltato, mercoledì sono state proprio tante tante, sì. Sia su Sognare Si Può, sia su Radio Moncalieri. E quindi appunto approfitto per salutare e ringraziarvi tutti tanto tanto. Grazie, grazie. Andiamo ancora avanti con la poesia. E cos'altro ci leggi? Cosa condividiamo ancora con i nostri Questa ascoltatori? Questa è nuova, ma poi vorrei leggerne una vecchia, se c'è tempo. Ma certo che c'è tempo, sennò... assolutamente, sì. Cosa ci leggi adesso? Quella nuova o quella vecchia? Quella nuova. Quella nuova, che ce l'hai lì, bella. A portata di mano. Come si intitola? Un canto, ma forse è un sogno. Bene, allora ascoltiamo. In ogni aurora mi sveglio e anche se la notte è stata in sonno, sorrido al sole e alla mia vita che la vedo sempre appesa a un filo. Mi dicono spesso che sono pazzo, ma non è mia la colpa se oltre le apparenze che credevo amore e vita vera, ho percepito solo un tradire. Non è colpa, ma regalo della vita, riuscire a guardare gli occhi di chi ami, percepirne il canto e l'armonia dell'anima, che anche se piange, va ascoltata, carezzata e amata. Ora mi accusano di rinunciare all'amore, ignorando che il mio cuore è colmo, ma vuole donarlo solo chi ama il vero, ma forse l'amore mi spaventa e resto solo. Amavo l'intensità d'amore vero, e vorrei provare a volare ancora, a assaporare la passione che scatena e viverla finché son vivo. Ma quando mi chiedono se ci credo ancora, apro le braccia. Ma in molti vedono la resa, in pochi sognano la voglia di un abbraccio e nessuno osa farlo per timore. Mi accusano di tutto, ma non importa, perché la vita è un dono che non si baratta, ma si vive amando e rispettando, perché solo amando si sogna ad occhi aperti. E solo sognando l'amore di chi ami, ci si avvolge nelle braccia, si sogna e si vive per davvero. Tanta verità in queste parole, no? Sì. Tanta roba. Perché forse non è bello che io scrivo che la vita, la vita. Beh, viva la vita, Evo. La vedo sempre appesa a un filo, ma... In realtà però è proprio così, no? Così mi sento, così e così ho scritto, perché come tu sai, come tutti ormai, tanti ormai sanno, io scrivo di getto. Eh sì, lo sappiamo. E difficilmente torno indietro per... Certo, ma poi non ha senso correggere se no, tu... No, perché perde il senso, perde... Ma la poesia, no? Come insomma, lo scrivere di sentimenti deve essere di getto, poi sì, al massimo uno può correggere una sì, virgola, una parola, ma il senso è quello che ti viene dal cuore, sennò che senso ha scrivere versi? È chiaro. No? Se dobbiamo poi correggerli non ha senso, ecco, e quindi ecco, va bene così, ma d'altra parte c'è da dire che la vita tante volte va proprio apprezzata e per apprezzarla dobbiamo renderci conto che in realtà è un dono e che è appeso a un filo.
Sì. Anche se noi ovviamente non riusciamo a stare tanto sul pezzo, no? Perché questa cosa ci spaventa, il fatto di sentirci fragili. Però è reale. Però è una verità, è noi non sappiamo, noi adesso ci siamo qui. Per me la poesia stessa è vita. Io ad esempio, tu ti ricordi quando anni fa partecipavo a tanti concorsi di poesia, no? Sì, sì, sì. Ma quando leggevo nel bando che bisognava fare la poesia in rima, piuttosto che la poesia in endecasillabe, piuttosto che la poesia a rima baciata, io chiudevo, perché la poesia, io non sarei mai capace di scrivere una poesia in rima, perché ne ho lette tante, sono anche belle, no? Ma alla fine dicono poco, perché il poeta o la poetessa, per fare la rima, a volte incolla delle frasi insieme che hanno poco senso. Ma questo è solo un mio modesto parere. Certo. Io non credo che sarò mai capace di scrivere in rima. Poi magari mi rimangerò le parole. Ma non è detto. A me piace la poesia spontanea, così come viene. Come viene. Ma diciamo che, sai, poi le metodologie sono tante, no? Sì, sì. C'è chi preferisce una scrittura, come posso dire, di getto. Sì, sì. C'è chi magari a forza di farlo magari si trova a scrivere in rima magari senza più di tanto pensarci. No, e ognuno trova poi... No, ma la mia non era una critica, era un punto di vista, no? Diciamo, questo è un pur parler, dico, probabilmente ognuno, questo è il mio pensiero, probabilmente ognuno ha necessità di esprimersi, no? Sì. Nel modo che magari nel tempo trova poi... Le aggrada di più. Sì, più sì, suo. Sì, sì, sì. E alle volte questi modi cambiano anche, no? Proprio come dicevi tu, no? Dici magari, chissà che poi magari fra un po' di tempo io non debba cambiare idea. E questo voglio darti atto che è anche una mentalità aperta, no? Dice io adesso mi sento così, ma non è detto l'ho detto subito dopo, esatto, che magari fra... Esatto, e mi sembra una bella, cioè anche un bel modo di esprimersi, no? Dici, io adesso mi sento così, però chissà che magari, non so, tra un anno, due anni, tre anni, dieci anni, ti trovi magari a scrivere in un'altra maniera con eventuale spontaneità, eccetera. Sì. Perché poi, come ripeto, ognuno arriva poi a trovare la sua strada, che alle volte cambia durante il percorso, sì, no? Sì. Ed è anche questo proprio il bello della crescita, perché provi, fai, trighi, no? Un pochino, per proprio mescolare tante esperienze e capire anche quale poi ti sia più congeniale. No, chiaro. E questa è anche una bella, bella cosa. Come, allora, come la frase che scrissi sulla copertina di Crinali di Esistenza, l'ultima silloge pubblicata nel 2017. Sì, sì, sì. Io scrissi sulla copertina: ho la certezza che la vita sia già poesia e non mi importa se qualcuno crede che possa essere follia. Sì, 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 è un pensiero molto, molto bello, anche quello, molto profondo. Senti, allora, Lina di Lorenzo ci dice: tutte molto belle e sentite, grazie. Grazie, a proposito grazie. Delle tue poesie. Grazie. E Pierangelo di Gorga dice: sempre convincente e viva l'amore. Grazie. E quindi grazie, ci tenevo grazie. A condividere con te questi commenti molto molto belli. Voglio fare anche un salutone grosso grosso a Nino, mio cognato, e perdonami, ti rubo un secondo per fare gli auguri di compleanno alla mia nipotastrina che compie ben 18 anni. Auguri, auguri, e auguri. E quindi tanti tanti auguri, Gio, e tanta gioia e felicità. Antonio Riverso, un saluto e un ringraziamento perché ci stai seguendo, e un saluto e un ringraziamento ovviamente a tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Anch'io saluto tutti. Dobbiamo leggere ancora una poesia, l'abbiamo promessa, hai detto che ne avremmo letta una un pochino più non proprio fresca di scrittura, e quindi siamo qua tutti curiosi, che vogliamo chiudere questa puntata con quella poesia che ci hai annunciato. Qual è? Che si intitola La notte. La notte. E questa la scrissi una notte di...
qualche anno fa, sì, una delle prime notti in cui mi veniva qualche crisi. Esatto. Io dopo mi alzavo e scrivevo. E la intitolai La notte. La notte. Non so che cosa succederà stanotte. Ascolterò altri treni sferragliare? Guarderò altre luci accese dietro le finestre chiuse? No. Assisterò allo spegnersi dei sogni, gridando qualcosa che non so da dove arriva, e vivrò il tormento nel fondo di un abisso. Ascolterò l'eco di urla che nessuno sente, e quando capirò dove sono finito, seguirò con gioia il grido del mio cuore, appeso al lampione che si spegne, quando il sole sorge e io vorrei dormire. Vorrei vivere con te un'altra notte vera, donna mia, una notte senza la paura di osare, una notte che ci regali l'immenso e che scuota forte i cuori senza ferirli. La vita mi ha regalato te, favola infinita, una storia che parla d'amore e di speranza, di vivere mille sogni insieme. Ma nelle mie notti insonne sento solo il sapore del pianto salato, come la maledetta epilessia che imprigiona il mio vivere chi ero. Oggi però, fra crisi, pianto e musica remota, ho sfiorato una ruga sul tuo viso mentre tu, carezzando il cuore con le labbra, mi hai ridato la certezza che esisto ancora. Ti abbraccio e mi fai sentire vivo, ti sfioro e ti trasformi in nuvola amorosa. Ti voglio e diventi mare in cui annegare. Affronto la marea della vita per averti, ma ti trasformi in rondine e voli via. Voli come il mio canto perduto in mezzo al cielo, ma non importa, t'amerò finché ci sarà musica. Allora amiamoci e te, così come siamo, e presto, prima che il tempo serbato a quest'amore scada, diventeremo noi e lo saremo per sempre, vita mia. E tu ricordati, forse non te l'ho mai detto, ma io t'amo e la farò per il resto dei miei giorni. Una dichiarazione d'amore alla vita e non solo, che è veramente enorme ed è bellissimo dal mio punto di vista rendersi conto quanto questa sia sempre importante. Sì. Delle volte siamo un po' di cattivo umore e non ci rendiamo conto di quanto sia preziosa, no? Sì. Magari la critichiamo, magari insomma. E quando ci perdiamo nella tristezza o nelle rincorse senza sapere dove corriamo, ci perdiamo. Tanto, esatto, ci perdiamo tanto. Tanta roba, però la bellezza sta poi, sì, no? Perché proprio perché siamo esseri umani, siamo fatti così, siamo un po' incontentabili, siamo un po' anche lagnoni delle volte, oppure semplicemente non siamo proprio di ferro, no? Siamo umani e quindi abbiamo anche il momento di sconforto, però dobbiamo sempre tenere a mente quanto veramente è preziosa la vita. Esatto. E quanto è bella viverla. Assolutamente sì. E sulla scia di queste parole bellissime, io sono veramente felice di augurare un buon sabato ai nostri ascoltatori, ringraziandoli perché sono sempre tanti. Grazie, veramente. Sì, ci seguono con affetto, per noi questo è veramente tanto, tanto piacevole, no? Eh sì, perché poi ci si affeziona a vicenda, perché anch'io sono affezionato a tante persone che ci seguono e che poi ci commentano. Ma pregherei tutti, e scusatemi se mi permetto, io ringrazio chi manda i commenti su Messenger, ma se li scrivessimo tutti sotto potremmo condividerle con tutte le persone. Sì, sì, esatto. Se vorrete farlo, ci farà tanto piacere, così anche leggerli, rispondere. Insomma, è uno scambio che è sempre una crescita bellissima. Sì, sì. E approfitto di nuovo per salutare tutti gli ascoltatori di Sognare Si Può, tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri che domani ci ascolteranno in replica. Voglio ricordare che se qualcuno avesse piacere può ascoltare Radio Moncalieri
con Carmelo Cossa, con Più Sicurezza, con la nostra dottoressa Stefania Rubatti e con tutte le altre cose che su Radio Moncalieri comunque vengono trasmesse, andando a digitare www.radiomoncalierionline.it. E quindi se volete andare a curiosare, andate pure e sicuramente troverete qualcosa di bello. Grazie a tutti. Io ringrazio tutti, auguro a tutti buon fine settimana e vi aspetto sabato prossimo con le sorprese di cui abbiamo parlato prima. Io mi unisco ai saluti di Carmelo Cossa, ci diamo appuntamento a sabato prossimo con tante sorprese. È una montagna di libri. Una montagna di libri. E Poesia Miranda finisce qui, sognare si può, mi raccomando. Grazie, ciao a tutti. Alla prossima.